Eccoci al nostro spazio Best of the Week. Vediamo subito le classifiche dei titoli più venduti nella settimana dal 14 al 20 di marzo. Iniziamo dalla classifica console, ricordando che i dati ci vengono forniti da ESVI su rilevamenti GFK. In vetta troviamo ancora i Pokémon di Nintendo per la portatile DS, primo posto per la versione Black e secondo per quella White. Al terzo posto ancora Nintendo con Wii Party. Ottimo debutto per lo sparatutto home front di THQ, che si piazza quarto in versione Xbox 360 e quinto in quella PS3. Al sesto posto troviamo New Super Mario Bros. Di Nintendo per Wii. In settima posizione ritroviamo Little Big Planet 2, il sandbox game esclusivo PS3 che permette di creare i propri videogiochi. Ottavo i FIFA 11 in versione PS3. I giochi di calcio, gira e rigira, sono sempre in classifica. Già. Nono posto ancora per Nintendo con Mario Sports Mix. Chiude la classifica console, sempre Nintendo, con il bundle Wii Fit Plus più Balance Board per Wii. Quello che noi chiamiamo l'effetto Moreira. Parliamo di PC, debutto in prima posizione per la versione PC di Brotherhood, terzo capitolo della saga di Assassin's Creed. Che su PC viaggia in DirectX 11. Seconda e terza posizione per lo strategico Shogun 2 Total War, rispettivamente in edizione Standard e Limited. Quarta posizione per l'RPG Dragon Age 2 e quinta, e sono sorpreso di trovarla così indietro, la carta prepagata da 2 mesi per giocare a World of Warcraft. I fan di WoW avranno fatto la scorta prima, Raffaele. Sesta posizione ancora per Assassin's Creed Brotherhood in versione limitata Codex. Homefront su PC si piazza solo al settimo con l'edizione Resist. Ottavo è un sempreverde, ossia The Sims 3. Nono è ancora Shogun 2 Total War in edizione Limited. Chiude la classifica il vecchio ma sempre ottimo Assassin's Creed 2 e anche per questa settimana è tutto dal nostro spazio Best of the Week.